Ciao a tutti amici di Tecnoandroid, sono Gianluca e siamo ancora al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Oggi vi voglio far vedere nello specifico almeno due delle funzioni introdotte da LG sul suo nuovo LG V30S. Sappiamo che non è effettivamente un nuovo dispositivo, ma soltanto una rivisitazione di LG V30. Queste funzioni, sebbene il dispositivo, il V30S, non sarà disponibile in Italia e in Europa, comunque saranno disponibili sul vostro LG V30 versione normale mediante aggiornamento software. Andiamola a vedere nello specifico. Questo è un V30S, quindi aggiornato ad Android 8 Oreo 8.0.0 con aggiornamento patch di sicurezza a febbraio, 1 febbraio del 2018. Andiamo subito nella fotocamera. Introdotte anzitutto AICAM, ossia Artificial Intelligence Cam, e anche la funzione Q-Lens. Vediamo la funzione Q-Lens, che permette di identificare il prodotto mediante intelligenza artificiale e ricercarlo sullo shopping di Amazon oppure su Pinterest, o anche scannerizzare un codice QR. Vediamo Pinterest ad esempio. Basterà premere in questo caso sulle ciambelle, in automatico partirà la ricerca. Qui il wifi non è velocissimo, però vediamo che comunque la ricerca è quasi immediata e ci trova per l'appunto le ciambelle. Andiamo invece a vedere l'altra funzione, che è l'EACAM, che funziona più o meno alla stessa maniera e in pochissimi istanti, meno di un secondo, riconosce istantaneamente il soggetto mediante una serie di informazioni apparse al video. Quella che è predominante, ad esempio Donut, Infinity Pool, Musical Instrument, Hum, Sugar, Close Up, quella che è predominante diventa poi effettivamente in questo caso non l'ha riconosciuto, ce l'aveva riconosciuto prima, ok, Food. Ci dà la modalità migliore per poter settare e fare la fotografia all'oggetto che vogliamo immortalare. Quindi ci dà delle impostazioni semplici, veloci, immediate, lo scatto è veloce e migliorato. Bene, queste sono solo due delle funzioni che sono state introdotte qui al Mobile World Congress da questo aggiornamento. Io vi rimando al prossimo video per vedere effettivamente la funzione più importante di tutte, che è la modalità notturna, che veramente migliora tantissimo i vostri scatti. Un saluto a tutti.